Ischia-Cosenza è stata certamente una partita importante, una partita che si è conclusa con molto nervosismo. L'abbiamo visto, giocatori in campo che si arrabbiavano, addirittura un giocatore dell'Ischia Millesi che ha protestato contro il pubblico già era arrabbiato per il pareggio giunto contro una squadra alla portata dell'Ischia, si è imbufalito ancora di più. Certamente gli animi non erano sereni, però mai ci saremmo sognati, mai ci saremmo aspettati di trovare quello che abbiamo trovato nello spogliatoio. È un fatto marginale alla partita, però è un fatto di cronaca di cui dobbiamo parlare. In effetti ho fatto la solita intervista a Mister Maurizi, anzi mi accingevo a farlo quando sono stato letteralmente aggredito da Maurizi. Io posso comprendere che ci siano posizioni contrastanti tra la stampa e la squadra, fa parte del gioco delle parti, in effetti pensarla in modo diverso. Però certamente non possiamo accettare da una persona che andiamo a intervistare che ci dice che non ci piace la domanda che stiamo porgendo. Altrettanto potremmo dire noi quando ci vengono date delle risposte. È un poco il gioco delle parti, il gioco di chi fa un lavoro e di chi si trova dall'altra parte della barricata. Io penso che ci debba essere sempre rispetto, grande rispetto, nonostante ci siano posizioni contrastanti e anche spesso di conflitto. Questo secondo me non c'è stato. Io non voglio dare un giudizio su quanto è accaduto, perché dopo faremo vedere le immagini per far comprendere quello che è accaduto e quindi tutti potranno dare il loro giudizio sulla vicenda. Volevo però fare un piccolo passo indietro, dicendo come si erano evoluti i rapporti tra me e Mister Maurizi. Io fino a venerdì scorso, fino a sabato scorso, mi sono sentito con lui per un'intervista. C'era massima cordialità, quindi era tutto molto sereno. L'ho invitato in trasmissione a Tele Ischia e lui è sempre venuto con la massima cordialità e abbiamo fatto delle interviste altrettanto serene, dove lui ha potuto dare le sue risposte e io ho potuto fare le mie domande. Quindi, fino a ieri non c'è stata nessuna molla scatenante che avrebbe potuto far pensare a qualcosa che è successo oggi pomeriggio. Io non voglio essere cattivo dicendo che all'ennesimo risultato non aspettato al Mazzella, all'ennesimo pareggio contro una squadra che era alla portata dell'Ischia, qualcuno stia cercando di trovare degli scheletri negli armadi altrui, dicendo che in effetti le colpe non sono della squadra, non sono dell'allenatore, ma sono dall'esterno, di chi in effetti vuole male all'Ischia e sta facendo di tutto perché quest'Ischia non vada bene. Io questo non voglio pensarlo e credo che l'Ischia, se oggi si trova in questa posizione in classifica, certamente è dovuto anche a sfortuna, ma soprattutto a ciò che si è fatto sul campo, ciò che hanno fatto i calciatori e gli allenatori, sia prima che oggi. Tra l'altro ritengo che sia bruttissimo da parte di un allenatore accusare l'allenatore che c'era prima. Io non voglio dare giudizi, lascio a voi vedere quello che è successo, a voi il vostro giudizio. Allora, Maurizio, un'altra occasione persa e il pubblico si arrabbia. Ah, adesso ho le palle piene di quell'occasione persa, di cosa? Una vittoria che si poteva fare in casa per raggiungere la Abbiamo fatto una salvezza. grande partita e la vittoria non è venuta, abbiamo fatto una grande partita. Quindi il pubblico si può lamentare, può avere ragione o torto, però abbiamo fatto una grande partita. Non abbiamo perso nessuna occasione, siamo in piena lotta per entrare nei play-out e quindi voglio dire, non vedo dove sta il problema. Dopo che abbiamo fatto una partita del genere, dove abbiamo preso una traversa, creato minimo 6-7 occasioni da gol, quindi che cazzo che volete? È così, quindi adesso basta. La vittoria, mi sembra. Se si vuole la vittoria, venite voi a fare allenatore in campo. No, non facciamo l'allenatore, facciamo solamente le Allora domande. fate le domande e non fate sempre le domande del cazzo. Fate le domande che dovete Che fare. domanda vuole lei? No, no, che Dica domanda? lei. Mi dica un'altra occasione persa, dica cosa, un'altra occasione persa Che non perché? si vince Per dalla cosa? partita del Savoia. Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Ma che vuol dire non si Lui è vince venuto la qui partita per dal salvare Savoia? Ma non l'Ischia. va bene. Mi sta facendo la provocatoria. Capito? Il cazzo! Si sta mutuando nel volo, che mangia una qua! Il cazzo! Siete rompati! Ma che è questa cosa? Ma che è? Ma dove pensate di stare? Mister, ma sta calma. Ma qual è la calma? Basta a provocare, se la gente che c'è dietro, stanno pure i sassi! Ma che Hanno rotto il cazzo proprio, hanno rotto! Mister, i sassi ci stavano solo, lui pure sta solo. Proprio il cazzo hanno rotto queste domande! Dì, c'avete qualche altra cosa da dire?
Guarda la cosa scritta, guarda, guarda che roba. Mister, calma, sta calmo, ma per quattro partite da fine, non è frutta cosa, ma sta tranquillo, ma sta tranquillo. Dite, forse non avete visto le persone che si incazzano davvero una volta per tutte. Mister. Stavate in mezzo alla merda, stavate! Mister. Capito? In mezzo alla merda! Mister. E rompete i coglioni! Stavate in mezzo alla merda! Dio Cristo! Mister, state in mezzo. Ma non mi rompe il cazzo pure te! Via! In mezzo alla merda! Sette punti in 13 partite, stavate in mezzo alla fogna! In mezzo alla fogna, sempre domande del cazzo, vinta da gente da dietro, basta! 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 Se tenete al bene dell'Ischia, fate le persone serie! Basta, non voglio avere niente, E che devo fare? Silenzio stampa, che devo fare? O mi fate domande serie riguardo la partita o basta? Basta, perché mo mi sono rotto il cazzo davvero. Oh, non mi dovete rompere il cazzo. Solo da un goccio d'acqua e basta. Ma con chi cazzo deve essere che fa? Ma che siamo in mezzo agli incivili? Ma che cazzo vi siete messi in testa? Va via il commissario a fare denunce, voi faccio vedere. Stonti che fare cose. E poi per il cazzo mi sono rotto. Poi faccio vedere. Dimmi, sai, dimmi. Faccio vedere che fai i furbi. Ma no, io sono proprio un cazzato. Mi sono rotto il cazzo. Mister, tutti quanti sono tutti quanti. Purtroppo chi più salvati, chi cioè... No, no, non si vogliono salvare tutti! C'è gente che rompe il cazzo! Non si vuole salvare chi rompe il cazzo!